Shadow di Gugge, ben ritrovati dal vostro Andronicron, turno su Nasum Eleven. Nelly, che succede? Se hai chiesto di vedermi, significa che è qualcosa di importante. Sì, avrei un piacere da chiederti. Di cosa si tratta? Lo sai che se riguarda la scuola ti ho dato carta bianca, non hai bisogno di chiedere a me. Grazie, padre. Il fatto è che sono diventata la manager di un club della scuola. Oh, e quello è il club così fortunato ad avere una manager carina come te? Sarebbe il... club di calcio. Cosa? Il club di calcio? Ma non ti avevo detto che ho intenzione di eliminarlo? Sì, me l'avevi detto, ma ho pensato di rendere le cose più interessanti. Per questo volevo chiederti un piacere. Che intenzioni hai, Nelly? Scartabellando tra i documenti della scuola ho trovato questo. Come hai fatto a... Ho un bel po' di domande da farti al riguardo, padre. Capitolo 4. Allenamento micidiale. Il secondo turno delle qualificazioni regionali si avvicina. Dobbiamo allenarci ancora più duramente. Mark, è vero che Nelly è diventata la vostra manager? Com'è possibile? Non riesco a credere che la ragazza più popolare della scuola abbia deciso di ricoprire questa carica. Ma non pensate che sia un po' troppo altezzosa? Non è vero. Ogni tanto forse è un po' dura. Comunque non sappiamo ancora cosa abbia in mente, quindi è meglio restare allerta. Siete troppo sospettosi, sono sicuro che guardandoci giocare abbia capito la bellezza del calcio. Comunque non sarà facile per voi. Ho sentito dire che i bulli della nostra scuola hanno litigato con il club di calcio di un'altra scuola, e se la sono vista davvero brutta. Dicono che fossero così forti da non sembrare nemmeno umani. Inoltre erano dotati di strani poteri, poteri inquietanti. Poteri inquietanti? Ecco, sì. Beh, sono solo voci. Salve? Ehi, sei tu Ivans, quello del club di calcio? Eh? Sì, sono io, e tu chi sei? Non voglio parlarne qui, ti aspetto nella sede del tuo club. Chi è questo? Ehi, quello è il capo della banda di bulli di cui ti parlavo. Mark, hai combinato qualcosa che le ha fatti arrabbiare? Io non ho fatto nulla. Comunque è meglio che vada a sentire cosa vuole da me. Dobbiamo andare alla sede del club, allora non perdiamo tempo e andiamoci subito. Voglio parlare... ecco, c'era quel ragazzo. Mark, questo ragazzo ha detto che vuole parlarti. Ivans, ascoltami bene. Aiutami, salva il mio compare! Che vuoi dire? Qualche tempo fa abbiamo litigato con dei tizi di un'altra squadra. Da quel giorno il mio compare si comporta in maniera molto strana. Dice che vuole organizzare una sfida di calcio. Una sfida di calcio? E perché mai? Ah, non chiedermelo, non sono certo un dottore. Posso solo dirti che abbiamo litigato con quelli del club di calcio della Brainwashing. Ma la Brainwashing è la nostra prossima avversaria. Che cosa, davvero? Mamma mia, che succede? Mark, è terribile, guarda qui! Fammi vedere, calcio oggi? Nell'ultima amichevole disputata la Brainwashing sbaraglia di un avversario con un perentorio 9-0? Come, la Brainwashing è davvero così forte? L'anno scorso sono arrivati in finale al torneo regionale perdendo contro la Royal Academy. Non dovrebbero essere così forti. Ci deve essere qualcosa sotto. Il mio compare si trova nelle baracche dietro la palestra. Se riuscite a batterlo a calcio, forse tornerà come prima. Ti scongiuro, Ivans, vincete la sfida. Mark, credo che dovresti aiutarlo. Potremmo ottenere qualche utile informazione sui nostri avversari. Va bene, vado a vedere. Vieni con me, Axel. Capitano, vengo anch'io. Lì vicino c'ho un negozio di dolci. Se mettiamo quel bullo posso farci un salto. Sempre a pensare al cibo, tu. Ok, sbrighiamoci così possiamo tornare ad allenarci. Allenarci? Sai dov'è la palestra? Si trova nell'area a est del campo da calcio. Mi raccomando, fai tornare il mio compare come prima, conto su di te. Certo, lascia fare a me. Io vado avanti intanto. Raggiungiamo quei bulli dietro la palestra. Ok, baby. Oh, c'è Nelly. Aspetta, Mark. Nelly, stavamo andando dei bulli nelle baracche dietro la palestra. Le baracche?
Ma cosa vi siete messi in testa? Dovreste essere ad allenarvi. Ma stiamo solo andando ad aiutare una persona. In qualità di vostra manager mi aspetto che il vostro unico obiettivo sia quello di vincere. Ma evidentemente non avete afferrato il messaggio. Per fortuna ora ci penserò io. Per rinforzare questo club si farà alla mia maniera. La tua maniera? Nelle squadre che avete battuto finora ci sono molti giocatori più in gamba di voi. Direi che facciamo prima da arruolare quei giocatori anziché aspettare che diventiate forti voi. Che cosa? È davvero possibile fare una cosa simile? Certo, la famiglia Raymond è molto potente e cercare dei giocatori non è difficile. A quel punto non devi far altro che andare a prenderli dove ti dico io e invitarli a unirsi al club. In pratica, noi non facciamo altro che soffiare i giocatori delle altre squadre. Ok, questo è il famoso soffietto di Nelly, praticamente. Questa è una cosa che secondo me è molto utile, non in questo gioco, perché in questo gioco di buono abbiamo solo... com'è che si chiamava? Vabbè, uno della Royal, quello con i capelli lunghi e color verde acqua, l'unico che secondo me vale la pena reclutare, e qualcuno della Kirkwood. Altri non ce ne sono, sinceramente. Allora, le baracchette sono qua dietro. Wow, quanto tempo! Non mi ricordavo questa parte del gioco, sinceramente. Qui mi pare che c'era qualcosa. Forse no. Oh, che è un oggetto? Barretta sprint, no. Oddio, ste baracchette, ma chi se le ricordava? Ok. Ok, quanta gentaccia. Questo è il tipo con cui dobbiamo parlare. Ma io mi chiedo se la scuola sappia che ci sono queste baracche qua dietro. Voglio dire, sono messe un po' in un posto angusto, però... Vediamo che ci dice. Sei per caso tu l'amico di quel tipo che è venuto a cercarmi? In effetti non mi sembra del tutto a posto. Mark, penso che stia cercando di dire che vuole giocare a calcio. Bene, diamoci da fare, non mi tirerò mai indietro di fronte a una sfida. Calcio, sfida. Vabbè, questo non è che c'è il lavaggio del cervello, questo è proprio ritardato. Bulli delle baracche. Fai un gol senza subirne, ma cosa mi chiedete mai? Guarda, ti farei anche gol con Jack, ma... Dove sta? Ma dov'hai? Oh, Kevin, te puzza, che raia. Cavolo, va a finire. Vai, Madonna, ragazzi. Vai, subito. Dragon Crash, non se ne parla più. E uno. E poi basta, perché vengo senza subirne, è finita. Meno male, è stata una cosa abbastanza veloce, dai. Ho perso. Che cosa stavo? Ah. Non è ancora tornato completamente in sé. Non ci resta che rincarare la dose. Jack, sotto con il trampolino in Azuma! Così all'improvviso! Muoviti! Sì! Ah. Dovremmo esserci riusciti ora. Cos'è successo? Ora ricordo. Quelli della brainwashing mi hanno costretto a indossare questo strano coso. Di che si tratta? Molto bello. Dopo che mi hanno messo in testa questo aggeggio, mi sono sentito subito invincibile. Inoltre avevo questa voce che mi rimbombava in testa, ed è a quel punto che ho perso il controllo. Anche quei tizi della brainwashing ne indossavano uno. Forse è per questo che sono così forti. Se dovete giocare contro di loro, vi conviene prima capire come funziona questo coso. Potreste chiedere al professore di scienze. Io non vi accompagno, però. È vero, analizzando questo aggeggio forse scopriremo il loro segreto. È un certo strano aggeggio. Ma... Contiamo su di voi, non dovete fargliela passare liscia, mi raccomando.
Queste sono le baracche, sono ancora più disgustose di quanto si dica in giro. Lei chi è? Ma Nelly, pensavo fosse un tizio grosso, grande, brutto, sfatto. Nelly, che ci fai qui? Come presidentessa del consiglio studentesco non posso tollerare questo posto nella mia scuola. Quella Geggio, non è che l'avete rotto con quella pallonata? Eh? Ah, forse. È un problema? Anche se avete sconfitto quel bull, i giocatori della brainwashing sono 11. Credete che la vostra tecnica segreta basterà contro un'intera squadra? Che cosa vuol dire? Che forse avete bisogno di altre tecniche più potenti, non vi pare? Qualcosa di più potente del trampolino in alzo, ma... ma esisterà? Chissà. Ma anche se così non fosse, mi aspetto che vinciate questa partita. Chiaro? Ma che voleva? E perché mai è venuta qui, poi? Te l'ho detto, non mi fido di lei. Secondo me sta tramando qualcosa. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma adesso è meglio che facciamo analizzare questo aggeggio. Sì, andiamo nel laboratorio e facciamolo vedere al professore di scienze. Se non sbaglio, il laboratorio si trova a piano terra dell'ala ovest. Oh, chiave club di tennis. Potrei andare a vedere se c'è qualche altro pezzo di carta con le tecniche. Ma era qui, era... ah, pensavo... da un'altra parte, va bene uguale tanto. Che problema c'è? Sempre un oggetto da prendere. Abbiamo bibita energetica. Spero che non sia la Red Bull, perché la Red Bull fa abbastanza cagare come bibita. Mumble mumble mumble. Che c'è? Sto facendo degli esperimenti importantissimi. Li sta facendo a mente, vedo. Avete bisogno di qualcosa? Non capita spesso che gli studenti vengano da me anche dopo le lezioni. Professore, vorrei che desse un'occhiata a questo oggetto. Di cosa si tratta? Speravo che me lo potesse dire lei. Sappiamo solo che se qualcuno lo indossa diventa subito aggressivo e si comporta in maniera strana. Davvero? Questo? Secondo me, professore, non ne ha idea. Che ne dici di chiedere a qualcun altro? Come osi? Non esiste nulla che io non conosca. E ora uscite di qua mentre analizzo questo marco ingegno. Davvero? Grazie mille, professore. Allora noi aspettiamo qui fuori. Sono sicuro che lui è in combutta con quelli della brainwashing. Ma chissà che roba è. Ah, ok. La tecnologia non è proprio il mio campo. Proverò a chiedere a lui, sono troppo curioso. Sì, davanti alla porta mettiti, mi raccomando. Ciao, sono io. Senti, ho una cosa da chiederti. Gli studenti mi hanno portato uno strano aggeggio, allora ho pensato di rivolgermi a te. Capisco. No, non mi pare di vedere nulla del genere. Ti ho detto che non c'è! Lo sapevo, non avrei mai dovuto interpellarti. Tranquilla, me la sbrigherò io. Come mi è venuto in mente di chiamarlo? Devo vedermela da solo. Ma questo è... Sì, gli aveva detto che c'era, che non c'era, invece c'era. Insomma, ci siamo capiti. Tanto questi fanno a prova... Ehi! Axel li va a fermare perché si è incazzato. Mamma mia! Accidenti! Cos'era questo rumore? C'è uno studente lì sotto, non si è accorto di nulla. Tutto a posto, professore? Mi spiace, purtroppo io non saprei dove mettere le mani. Dopo tutto il mio campo è la biologia. Ma guarda un po', e non poteva dircelo prima? Ma che c'entra la scienza con la tecnologia? È un altro tipo di scienza, cacchio! Mio Dio! Mark, sei un imbecille! E dai però! Ma pure gli altri, svegliatevi un pochino! E lui pure! Non capisco un cacchio di tecnologia! Sono uno biologo! Parlatevi! È un RPG! Cos'altro dovreste fare? Adesso che facciamo? Così siamo da capo a 12. Da punto? Vabbè, lasciamo perdere. Se volete saperne di più su questo aggeggio, vi conviene andare in centro. Lì troverete mio figlio. Vende modellini di robot ed è appassionato di tecnologia. Modellini di robot? Che c'entra con la tecnologia? Come che c'entra? Oh, Axel! Ma... o sono io che ne so troppo, o sono loro che non ne sanno nulla.
Fidatevi, adora così tanti robot che ha sfruttato tecnologia anche all'università. Se dite che vi mando, io sono sicuro che potrò darvi una mano. Va bene, grazie mille, professore. Bene, allora andiamo in centro. Ma questo studente qui sotto non curante del pericolo dell'esplosione che è appena avvenuta? Ma tre ce ne sono! Ma levatevi. Ignoranti. Andiamo in centro che è meglio, prima che io perda le staffe del tutto. Oh, eccoci qui, quindi se mi fate passare, grazie signora. Qui c'è un training point, io vorrei allenare il tiro a dire il vero, anche se non mi serve la difesa. Ma sapete che c'è? Ma a Jack un pochino in più di difesa. Ma mettiamo, gli 80 punti passione, che saranno mai? Cioè, lui si allena i muscoli, quindi aumenta la difesa. E... beh, possiamo dire che ha quasi senso. Quasi. Sapete dov'è che ho davvero allenato i giocatori? In Inazuma Eleven 2, ma tanto. Ma davvero tanto, perché non facevo altro che fare sfide e vincevo un sacco di punti passione, quindi allenavo di continuo e... è stato un bel periodo quello. Eccolo qua, siamo col padrone del negozio. Siete gli studenti di mio padre? Giocate a calcio? E che c'entra mio padre con il calcio? No, in realtà abbiamo mostrato questo apparecchio, ma non è il suo campo a quanto pare. Che roba è? Ah, sì, poco prima ha telefonato parlando di uno strano aggeggio. Doveva dirlo subito che non era alla sua portata, ci saremmo risparmiati l'ennesima litigata. Ok, vediamo un po'. Partiamo dal principio. Come si usa questo apparecchio? Si indossa sulla testa. Sulla testa, in questo modo? Proprio così. Mark, è pericoloso, se lo indossa potrebbe... Troppo tardi! Ma questo... Amico, va bene che il negozio è tuo? Tutto bene? Ai, che male! Ma cos'è successo? Appena l'ho indossato ho sentito una voce inquietante a cui non potevo resistere. Una voce? Anche il bullo certo di aver sentito una voce che gli dava istruzioni. E inoltre ha detto che la forza aumenta incredibilmente. Non sarà che quelli della brainwashing indossano tutti questo apparecchio? Si tratta di tecnologia estremamente avanzata. E voi dovete giocare contro una squadra che indossa questi affari? Beh, sarà davvero molto dura. Ci ha avuto un trampolino in Azuma per far tornare in sé quel bullo. Trampolino in Azuma? Di che si tratta? È una tecnica segreta che sprigiona la potenza di un vero fulmine. In effetti, una potente scossa elettrica può mettere fuori uso anche i più avanzati strumenti di elettronici. Però, in partita vi troverete di fronte 11 avversari. Riuscirete a colpirli tutti con la vostra tecnica? Ora che ci penso, è la stessa cosa che c'è detto Nelly. Però, noi adesso non conosciamo nessun'altra tecnica più forte del trampolino in Azuma. Se non corriamo a riparare più presto, non sarà facile spuntarla contro la brainwashing. Hai ragione, andiamo subito a squadra ad allenarci. Grazie mille per il suo aiuto, signore! Figurati, sono contento di esservi stato utile. Tornate a trovarmi! Oh, mi scusi. Ma lei non è uno degli uomini a servizio di Nelly? Signor Evans! Sì, sono io, Mark Evans. Ho ricevuto l'incarico di riferire un messaggio da parte della signorina Nelly. Mark, recati subito di fronte alla strada di mio nonno accanto al campo da calcio. E non azzardarti a farmi aspettare, non toglierò ritardi. Fine del messaggio. La statua accanto al campo? Chissà che intenzioni ha. Il mio compito era solo di comunicare il messaggio. Ora che ci penso, a destra del campo c'è effettivamente una statua. Andiamo a dare un'occhiata prima di cominciare gli allenamenti. Sì, praticamente questa statua ci porta... Praticamente questa statua ci porta in un posto, appunto, dove possiamo allenarci alle tecniche micidiali senza che nessuno ci guardi. E quindi... questa nell'anime è stata presa come scusa perché appunto diciamo che tutti quanti spiavano la Raimon perché iniziava a vincere, allora vediamo come vince, come non vincono, allora diciamo che hanno escogitato questa cosa della palestra segreta in un modo un bel po' diverso dal videogioco, ma è stata anche quella una parte più carina secondo me rispetto a quella del gioco. Quella del gioco andiamo sotto ad allenarci così. Ma quanto ci hai messo, Mark? Lo sai che non mi piace aspettare. Che cosa? Ma sei mi sono precipitato qui. E comunque devi smettere di farci girare come delle trottole. Abbiamo degli allenamenti che ci aspettano. Allenamenti? Sì.
Se volete allenarvi, basta dirlo. Ho qualcosa che fa al caso vostro. Dai un'occhiata. Eccolo qua. Che cos'è? 40 anni fa la squadra di calcio della Raymond era una vera leggenda, a differenza di voi. Era una squadra davvero formidabile. E questo è il luogo in cui avvenivano i loro leggendari allenamenti speciali. Una squadra leggendaria? Stai parlando del Dinazuma Eleven? Ah, ne avevi già sentito parlare? Sono davvero sorpresa. Credevo non ne sapessi nulla. Comunque, è proprio qui che quei giocatori svilupparono la loro incredibile forza. Si tratta della palestra segreta degli Inazuma Eleven, la palestra Nabikari. La palestra Nabikari? Quando ho scoperto l'esistenza di questa squadra mi sono incuriosito e ho svolto delle ricerche. Queste informazioni le ho trovate per caso tra i vecchi documenti della scuola. Ho chiesto a mio padre di risistemare questo posto in modo che possiate usarlo per i vostri allenamenti. È fantastico! Questo è il centro di allenamento degli Inazuma Eleven! Proprio così, avvicinati. Ah! No! Ma che fai? Non volevi allenarti? Io potrei allenarti fino alla nausea. Se non mi date la fare, non avrete speranze contro squadre come la Royal Academy o la Brainwashing. Nelly! Perché l'hai fatto? Ok, padre! Immagino che quello fosse Mark Evans. Bene, Nelly, vediamo di cosa è capace. E sinceramente nell'anime hanno trasposto meglio anche gli allenamenti, perché adesso vedrete di cosa consistono gli allenamenti nel gioco. Questa è la palestra Nabikari, chissà cosa ci aspetta qua dentro. Mark, stai pensando di cominciare subito l'allenamento? Nelly ci ha fatto capire che senza una preparazione adeguata potremmo incontrare delle difficoltà. Forse dovremmo essere più cauti. Lo so, ma se non ci scontriamo più presto con la realtà e con le nostre vere capacità, non avremo speranza di battere i nostri avversari. Si tratti della Royal o della Brainwashing con il suo potere sconfinato. Perciò dobbiamo andare avanti senza indugiare. Qualunque cosa ci aspetti oltre quella porta. Se riusciamo a superare questo allenamento, potrebbe aprirsi una nuova strada per noi. Hai ragione, non ha senso fermarsi per paura. Dobbiamo andare avanti. Però qui c'è della gente. Un nuovo contatto, va bene. Sì, blog, non mi interessa tanto il blog, non serve controllarlo. Ok, va bene, parliamo con lui allora. No? No, devo parlare con lui, sì. Ecco, dai, su, mamma mia che precisione che ci vuole. Ok, cosa vogliamo potenziare? Io volevo potenziare la velocità speciale. Aumenta PE e PT. Aumenta grinta, aumenta fisico e controllo, velocità, difesa, attacco e fisico. Ma attacco e fisico, dai! E attacco e fisico, sì. Va bene. E dunque... Ah, primo c'è un oggetto, proprio andiamo a culo, eh. Da qualche parte, stiamo lì vicino. Ok, secondo è un PNG, personaggio non giocabile. Avevo letto C, non G, vabbè. Ok, siamo all'ultima prova, meno male. Vabbè, almeno è finita. Però ragazzi, che due palle. Certo che è tosta fare una partita alla fine di un allenamento così, eh. Aumentaste tanto e non è aumentato di niente. Non aumenta nulla. So che non ci sprechi i punti passione, ma se devi sprecare i punti per comprare la roba, per ricaricarli, insomma, alla fine tanto vale che fai gli allenamenti. Ce ne avete messo di tempo, eh? Credevo che vi fosse successo qualcosa. Ma non portarmi rancore. L'ho fatto solo perché siete delle schiappe. Grazie, Nelly. Eh? Abbiamo imparato un sacco di cose lì dentro.
Sento che in questo modo potremmo avvicinarci un po' di più al loro livello, dei Nazem Eleven. E questo chi è? Ma guarda, assomigli proprio a tuo nonno. Padre? Padre? Intendi forse dire che è il direttore della scuola? Sì, sono Sonny Raymond, il direttore di questa scuola. Direttore? Scusi, avremmo dovuto saperlo. Non vi preoccupate. In realtà è stato proprio Nelly a chiedermi di venire qui per incontrarvi. Guardandovi mi sembra di tornare indietro di 40 anni, ai tempi della leggendaria Nazuma Eleven. Eh? Anche lei conosce i Nazuma Eleven? Sì, un tempo ero il capo dei tifosi del club di calcio della Raymond. Sostenevo la squadra con tutte le mie energie, ma 40 anni fa, il giorno della finale del torneo nazionale, non si presentarono. Nessuno sa cosa sia successo e sono passati molti anni prima che potessi farmene una ragione. Fu allora che iniziai a covare un profondo rancore nei confronti del club di calcio. Però guardandovi giocare ho capito che stavo sbagliando. Da oggi in poi avrete tutto il mio sostegno. Direttore! Ora vorrei mostrarvi una cosa. Mostrarci? Dopo lo scioglimento degli Nazuma Eleven mi sono recato nel club e ho trovato una cosa. Finora l'ho conservata senza saperne cosa fare. Ora è giunto il momento di darla a voi. Ecco a te, Mark. Sì, doppio fulmine! E vai! Questo è il doppio fulmine Nazuma! Che sia proprio quello che stavamo cercando, una tecnica più forte del trampolino Nazuma. Mark, hai già visto questa scritta da qualche parte? Quella scrittura! Ah, è come quella del trampolino Nazuma! Ma sì, è la scrittura di mio nonno! Certo, la persona che ha scritto questi appunti segreti è proprio tuo nonno, David Evans. Che cosa? David era l'allenatore degli Nazuma Eleven. Ha creato innumerevoli tecniche segrete per i suoi ragazzi e le ha scritte su questi appunti segreti per lasciarle alle generazioni successive. Dopo lo scioglimento della squadra, molti di questi appunti segreti sono andati persi per la città. Ma non avete nulla da temere. Raccogliendo tutti gli appunti segreti e allenandovi sodo, riuscirete a sconfiggere qualsiasi avversario che cercherà di ostacolarvi. Gli appunti segreti sono stati scritti proprio da mio nonno. Doppio fulmine Nazuma. Con questa tecnica potremmo contrastare la forza della brainwashing. Grazie mille, direttore. Sono sicuro che riusciremo a battere i nostri avversari. Andiamo subito ad allenarci per imparare questa nuova tecnica. Sì! In bocca al lupo, ragazzi. Oh yeah! Grazie, Nelly. Sì. Ultimamente è riuscito a contagiare anche gli altri con il suo entusiasmo. E che mi dici di te? Eh? Perché stai facendo tutto questo per il club di calcio? Mi sto solo assicurando che il club di calcio non capirà di ridicolo questa scuola. La scuola, il club. Io non credo che tu lo faccia per questi motivi. Cosa? Che vuoi dire? Non te ne sei ancora accorta? Ho ripreso a giocare a calcio grazie alla sua smisurata passione. E penso che anche tu te ne sei rimasta colpita. In effetti mi sa che è proprio così. Nello stesso momento, da un'altra parte. Non trovate che ultimamente Judy sia molto strano o ha sempre la testa per aria? A proposito, sentite di quel pettegolezzo? L'ho sentito anch'io. Gira voce che il capitano abbia una cotta per una ragazza. Proprio così. Io l'ho sentito mentre mormorava il nome di una ragazza. Evidentemente Jude non ci dice tutto. Ma dai, Jude! Ehi voi! Che cosa ci fate qui? Smettetela di perdere tempo, abbiamo una partita da preparare. Sa che annoia. Va bene, non alzare la voce però. Uffa, sempre a parlare di allenamenti. Jude, tutto bene? Domani giochiamo contro la brainwashing e non sappiamo ancora di cosa sono veramente capaci. Però adesso possiamo contare sul Dina Bicare e sul doppio fulmine Nazuma. Abbiamo delle ottime chance di farcela. Sì, è a me che dovete ringraziare. Non smettete di allenarvi finché non siete sicuri di poter vincere. Sì, è quello che vogliamo fare. Ci alleneremo anche oggi finché non ci reggeremo più in piedi. A proposito, vi siete accorti che doppio fulmine Nazuma è una tecnica combinata? Tecnica combinata?
Significa che per effettuare questa tecnica è meglio scegliere un partner. Dal menu cartella scegli tecniche e poi la tecnica che vuoi impostare il partner. In questo modo saprai anche chi è in grado di effettuare quella determinata tecnica. Capisco, rivediamo un attimo cosa devo fare. Scelgo tecniche dal menu cartella e poi la tecnica per cui voglio impostare il partner. Ok, quando sono pronto basta che vada a parlare con Silvia, al club. Bene, allora per questo video direi che è tutto, Cuggio. Come sempre vi ringrazio per aver seguito. Nel prossimo andremo a distruggere la brainwashing. Conto di fare un bel 3-1, perché un gol mi sembra che sia scriptato, se non ricordo male. Quindi, io come sempre vi ringrazio. Vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E ci vediamo domani con un nuovo video per Inazuma Eleven. Bye bye!